È passato un anno dal triste e lugubre novembre del 2002, dall'alluvione terribile del 2002, e come si dice in queste situazioni, le ferite sono ancora aperte, molte situazioni vanno ancora sanate, ci sono molti fronti da mettere ancora in sicurezza, e l'acqua di questi giorni rende ancora più presente il ricordo di quelli che sono passati, di quei giorni in mezzo all'acqua, in mezzo al fango, in mezzo ai sassi. Parliamo di parecchi centri, sia della Vallassina, sia centri rivieraschi, per cui Oliveto Lario, ma anche quelli che erano sul lago di Pusiano, quelli che erano sul lago di Annone. Insomma, dove c'era acqua c'erano problemi, dove c'erano montagne c'erano problemi, frane ovunque, smottamenti ovunque. La Valsassina era al centro dei problemi, frane, alluvioni, insomma una situazione pesantissima. Tantissimi episodi si potrebbero raccontare, ci vorrebbe moltissimo tempo ricordarli tutti, ma così a caso ricordiamo la situazione del lago di Pusiano, del lago di Lecco e ovviamente del lago di Como, ma anche, non so, la memoria va a Merone, va a Ponte Nuovo, va alle case circondate dall'acqua un po' ovunque, dai fiumi che erano saripati, dalle situazioni di dissesto, alle strade bloccate per lunghi periodi. Pensiamo alla Litoranea che per esempio da Onno era bloccata, di Monte era bloccata, la Valbrona era in crisi, all'esondazione del laghetto di Crezzo, insomma tantissime situazioni. Non si finirebbe di ricordarle tutte. Vogliamo magari ricordare ancora alcuni episodi, alcuni problemi. Non so, per esempio nel Lecchese, a Cortenova, anche lì la situazione continua a essere pesante, a Premana, ma anche Oggiorno stesso ha avuto dei problemi. Alcuni interventi sono già stati fatti, alcune opere sono fatte, alcune si sta ancora mettendo mano adesso, di altri si comincia adesso a pensare cosa fare. Comunque si spera, si sta guardando in questo momento il tempo, le previsioni per questi giorni danno acqua e sicuramente non invitano all'ottimismo. Previsioni di acqua, ma se l'acqua è quella che c'è in questo momento, una pioggerellina abbastanza insistente ma fine, non ci sono forti scrosci, diciamo fenomeni temporaleschi, probabilmente la situazione regge. Parliamo del livello del lago di Como. Il livello del lago di Como non è alto, è ben lontano da quello che è il livello raggiunto nel novembre e dicembre dell'anno scorso, per cui siamo abbastanza tranquilli su questo fronte. Il terreno per il momento sta assorbendo l'acqua, ma c'è una situazione, un'emergenza in atto che, come appunto nel novembre e dicembre dello scorso anno, fa ritornare alla ribalta della Litoranea, la strada che da Lecco va verso Bellagio. È ancora interrotta per una frana che è avvenuta venerdì pomeriggio. La chiusura è avvenuta esattamente alle ore 15, un costone si è mosso, dei massi sono caduti sulla strada e probabilmente se ne avrà, chi dice per una settimana, chi dice sino al 10 dicembre. Stamattina i lavori sono proseguiti adoperando un composto chimico, il Blixter, che attraverso un'azione chimica e fisica fessura i sassi e li fa cadere senza ricorrere a scoppi, senza provocare grossi danni. Comunque bisognerà procedere con la messa in sicurezza di questo costone, solito fondamenta, muri, reti, i soliti lavori di questi giorni. Staremo a vedere se verranno rispettati i tempi previsti.